A tutti, mi rendo tranquillamente conto che rischio di prendermi, penso, una denuncia, ma mi sono un po' saltati i nervi, quindi vabbè, rischio tutto, pazienza. Allora, a me non me ne frega un cazzo degli errori. Tra l'altro, mi ha fatto notare un ragazzo che avevo scritto labbrenedetto, lambrenedetto, cioè, faccio un sacco di errori di typo pure io, poi non avevo dormito, a mia scusa. Quando non dormisco, non dormisco, quando non dormo, non capisco un cazzo. Oggi ho dormito troppo e ancora peggio. Comunque, volevo provare che questo errore è stato fatto perché è scritto con due B. Però mi è stato fatto presente, no, che non è vero, che non ci sono cambiamenti, come potete vedere in questo bellissimo video che mi ha detto di non condividere, io lo condivido per farlo incazzare, no? Probabilmente mi ammazza. Tra l'altro, qua si vede che aveva scritto pure la cosa sbagliata. Lui mi ha mandato il seguente video che potete vedere. Adesso è partito. Questa cosa non prova, secondo me, assolutamente nulla. Sono i suoi ascolti, le sue cose, eccetera, eccetera, che possiamo anche tranquillamente stoppare. Questa cosa la dico perché a me, allora, dei suoi errori assolutamente non me ne frega nulla, però è stato detto una cosa che mi ha dato un pochetto fastidio, diciamo. Quello che mi ha dato fastidio è stato appunto che mi è stato detto: ah, tu ci metti 10 anni a imparare le cose, mentre tutti gli altri ci mettono di meno. Questo era il senso della cosa. Questa è una cosa che, se uno è insicuro, fa veramente male. Però io sfido la persona, no? In questione, a impararsi Clojure benissimo, a programmare da Dio, no? Di essere una rockstar della programmazione in poco tempo, o sei Elon Musk, o fatichi. Inoltre, io non ho soltanto imparato programmazione, ma legge tedesca e anche altre cose, economia, eccetera, eccetera. Poi che io non ne capisca un cazzo, o che me ne sia già dimenticata di tutto, ci può stare tranquillamente. Ovviamente, siccome mi vendico sempre e sono una carogna, ci tengo anche a dire questa cosa, che sto mantenendo la calma in questo momento, anche se all'inizio mi è venuto da spaccare tutto stamattina, per il semplice fatto che so che, di rendere le mie parole belle pesanti. Ora, io avrei evitato di fare tutto questo, ma sono stata tirata per i capelli e ancora dopo mesi, penso che sia passato un mese o due, non mi ricordo, perché sono successe talmente tante cose che, come dire, mi sembra che siano passati 15 anni, 16 più o meno. Però mi dà fastidio essere attaccata così, quando le competenze dall'altra parte non ci sono. Allora, se uno mi deve umiliare, faccia pure, ma dimostri di essere molto più bravo di me, cosa che non è assolutamente difficile, però non mi sembra il caso di questa persona, ecco. Quindi, vabbè, questa cosa la volevo dire perché fondamentalmente sono una stronza. Sono una stronza e non vado provocata. Inoltre è un periodo un po' del cazzo per me, no? Per cui, cioè, invito se volete dire delle cose, di non prendermi per il culo, perché la prendo male. La prendo decisamente male. E tra l'altro, cioè, tutto questo non era necessario, cioè, a me non me ne frega niente di scrivere giusto, di scrivere sbagliato. Se questa persona ha un video fatto contro di me, contro il mio libro, che lo pubblichi, pubblicalo, non ti denuncio, non succede assolutamente niente. Guarda che mi fai pubblicità e anzi, ti fai una brutta figura, tu, anche se non lo capisci. E perché ti fai una brutta figura? Perché il mio libro è stato letto da altre persone che sanno la lingua italiana e bla bla bla. E hanno detto che non ci sono congiuntivi sbagliati. Ora tu tirerai fuori la storia che la tua donna santa sa l'italiano meglio di Dante, eccetera, eccetera. Che poi, tra l'altro, Dante parlava il volgare perché l'italiano non c'era ancora a quei tempi. Non ti voglio insegnare niente, se non mi credi. Guardalo online, io non sono professoressa di niente, io sono qua una cogliona che sbaglia perché volevo prendere per le chiappe l'ambrenedetto, però è venuto un po' troppo bene perché ho scritto labbredetto, labradetto, l'ambrusco scaduto, non so cosa abbia scritto negli ultimi giorni perché ero un po' incazzata.
Quindi, per favore, prego la regia di portare delle persone intelligenti che mi possano prendere per il culo. Almeno lì imparerò qualcosa. Mi incazzerò uguale, ma intanto ultimamente mi incazzo più o meno sempre. Ciao Ale, sono Andrea. Ciao. Allora, spero di aver chiuso questa parentesi dolorosa. E sì, lo ammetto, ti ho bannato su WhatsApp perché mi devi sempre scrivere le bastardate, ecco, accusarmi di cose che sai che non sono vere, eccetera, eccetera, no? E poi, cioè, è difficile rendermi insicura, no? Perché è anche difficile farmi del male, perché peggio di come ne hanno fatto, cioè, a meno che tu proprio mi sottoponga a torture, no? Non credo che tu possa farlo, cioè fondamentalmente, no? Ti credi tanto forte, ma addirittura una persona che non è per me assolutamente forte è riuscita a sottomettersi. Ti sei fatto delle figure, caro Piero, su TikTok allucinanti. C'è stata addirittura una persona che ti ha detto: pensa quanto tempo spendi a scrivere cattiverie sulla tua tastierina, eccetera, eccetera. A me non piace fare queste cose. Lo so che non ci crederai e penserai che io sia una carogna di prima categoria. Sì, sono una carogna, ma avrei evitato. Guarda, ci sono cose che preferisco fare e anche altre cose che non mi piace fare. Questa appartiene alle cose che non mi piace fare. Non ne vale la pena per una scritta sbagliata. Io ho fatto un milione di errori. Puoi prendermi per il culo quanto vuoi perché ho scritto labbradetto, lambrodetto, non so cosa cacchio ho scritto. Ma, sti cazzi, si sbaglia tutti. Il problema tuo è che hai una grandissima insicurezza e non puoi ammettere gli errori. E forse anche il fatto che io sia di sesso femminile, chiedo scusa ai frustrati, non ti fa star bene. Sai quanti ne ho conosciuti che non accettavano di essere corretti da una donna? C'era pieno il Politecnico di Torino. La cosa peggiore è che io queste cose le ho riviste mille volte. Non è per arroganza che faccio così, è per non fare una scenata. È un film già visto. Quindi abbiamo imparato oggi che se vogliamo prendere per il culo l'Ale, dobbiamo essere più intelligenti di lei, cosa non difficile tra l'altro. Me lo dico da sola, non ho bisogno di avere gli haters, perché poi si dice che io mi offenda. Allora, per offendermi, una persona deve essere mia nonna, ecco. Una persona a cui voglio bene può offendermi. E siccome sono una carogna, cerco di voler bene al minor numero di persone possibili, cerco di affezionarmi al meno possibile, perché so che prima o poi l'inculata arriva. Questo, cioè, io veramente non riesco neanche a odiarti, ti dico la verità. Cioè, ci ho provato ad odiarti, non ci riesco. Ti ho segnalato su WhatsApp perché mi avevi fatto girare il cazzo stamattina proprio. Ho visto quella cosa di mattina, ho detto adesso lo strozzo. Poi ho detto no, dai, cosa diavolo fai, Ale? Lo so che adesso tu andrai a segnalarmi su YouTube, andrai a segnalarmi alla Sacra Rota perché sono una peccatrice, ma tanto non sono sposata, quindi che matrimonio annulliamo? Andrai a segnalarmi a sto cazzo e se mi chiudono il canale, sti cazzi, tanto non ci sto guadagnando soldi da YouTube. Perché non mi segue nessuno? Perché il mio canale fa schifo, lo vogliamo dire? Ecco, l'ho detto io e siamo a posto. E poi perché sono d'animo cattivo? Io sono una persona fondamentalmente cattiva. Non volevo farti questo, mi sentirò anche un po' una merda per averlo fatto, ma non ci credere. Ma d'altra parte, essere una persona assolutamente libera ti permette di fare un po' di tutto. Cioè, ah, ma queste cose le bambine non le fanno. Ecco, io ero la prima che lo faceva, la piccola. Cioè, infatti, gli dicevano: non diteglielo, che le date un'idea. È proibito subito, è mio, 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 mio. Capisco di non essere esattamente l'emblema del femminismo e della
non neanche del femminismo, della femminilità nel mondo. Ma non mi sono mai posta questo obiettivo nella vita, ma mi interessa ben altro. Comunque, nel caso ci fossero personaggi così che volessero insegnarmi programmazione anche umiliandomi, l'importante è che io impari qualcosa, non me ne frega un cazzo se avete un carattere di merda. Tanto peggio di così non potrebbe andarmi, tanto peggio di così sto a chiedere l'elemosina. Ecco, io sto studiando il Python, questa roba qui, no? E niente, mi sto divertendo anche con l'OBS, eccetera, eccetera. Per cui ci sono momenti nella vita divertenti. Adesso ti rispondo, Andrea, non mi sono dimenticata di te. Ciao caro, benvenuto. Ecco. Ora spero che tu ti calmi, caro Piero. La cosa non succederà perché a ogni mio tentativo di parlarti proprio parte la vendetta, la repressione, no? Arriva com'è che si chiamava Radeschi? Un reazionario, queste cose qui. Il mondo sta andando avanti e per quanto io faccia errori, di cui me ne sbatto altamente il cazzo, non sono così idiota. Tra l'altro, quando ho visto che anche nel video il titolo era sbagliato, ho detto, dai, potrei avere pietà. No. Qui nel centro Italia fa un caldo insopportabile. E qui si è un po' calmato, io ti parlo dalla colonia, dalla colonia, sì, sono in colonia al mare, Ale. Il nervosismo mi fa brutti scherzi. Allora, io vivo a Colonia in Germania, quindi qua grazie al cielo ha piovuto, ieri dicevano che pioveva, non ha piovuto, però ha piovuto oggi e quindi la temperatura si è abbassata, yeah. Quindi stanotte si dorme, sì. Quindi, ricapitolando, quelli che non vengono assunti a fine Ausbildung possono essere non assunti per varie ragioni. Presenza di fine di una tipo pandemia, non so come parlare perché YouTube si emoziona sempre, YouTube datti una calmata, prenditi delle pillole per dormire. Leggiti la mia tesi di dottorato, quella sì che può piacere solo a me e fa dormire tutti gli altri, ve lo consiglio, una palla allucinante. Può non essere assunto perché ha litigato, può non essere assunto perché non ci stanno i piccioli, non ci stanno i soldi, ci sono milioni di motivi. E l'ultima cosa che avevo intenzione di fare al mondo è di rimanermene disoccupata come una cogliona, cioè. Ma infatti mi hanno dato una pagella di lavoro buona perché non c'è niente da dire, non ho litigato con nessuno, ho finito una scuola assolutamente nei tempi e con dei voti discreti. Il progetto aziendale avevo preso un voto discreto, non mi possono dire che non so le robe. Ora, tra sapere le basi e sapere tutto ci passano 10 anni. È un po' come se fosse una lingua slava. Per gli italiani le lingue slave hanno bisogno di 10 anni di, come dico io, come dire, di ruminamento, di ruminazione, non lo so come si dica. Oddio, è saltata la connessione a internet. Da-da! Quindi, non mi sento un parassita sociale, mi piacerebbe pagare anche un sacco di tasse tedesche, spero di risolvere anche questo casino che non ci voleva, perché addirittura, cosa è successo? Che io ho discusso il progetto finale, sono tornata a casa e mi hanno detto complimenti per il progetto finale, però non abbiamo bisogno di te, quindi dalle stelle alle stalle, anzi dalle stelle sottoterra, quindi se trovavano un'altra si sarebbe ammazzata. Ma sono troppo carogna e soprattutto non sono masochista, al limite faccio male agli altri, io sono sadica, che devo farci. Quindi, ogni volta che mi cazzi non ottieni nulla se non farti la figura della carogna. Tu, non io.
Ho anche pensato di non prendere tutti i contributi dello Stato. Cosa succederà? Che per un po' li prenderò se le mie attività su cui sto puntando vanno bene. Se non le prenderò più, perché non mi piace fare del male agli altri, non mi piace vivere sulle spalle degli altri. Non hai ben capito che tipo di persona io sia, credo. Anche se, tranquillamente te lo dico, io non sono una bella persona. Cioè, adesso devo fare un esperimento, scusate. No, non c'è nessun errore tranne, scusate, la mia mano, che è un errore per il resto dell'umanità. Ho le dita storte anche se non sono rotte, cioè. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Pace. Faremo pace? Assolutamente no. Aspetta, posso anche farla scendere. Aspetta. Sì, si abbassa. No, sbaglio sempre, no? No, ai, ai, mi pungi. Mi sto divertendo, no, con queste cose. Coprimi lo spazzolone che mi fai un favore. Ora, mi sento un po' puntata, eh. Vabbè, io ti tolgo adesso. Certo che si fa fatica, però, eh. E sì, lo so, se ti stai chiedendo, ma questa come cazzo è venuta su? Pure mia mamma me l'ha sempre detto con un carattere che fa schifo. Cioè, quando sei piccolo, no, la mamma ti chiama, che ne so, tesoro, cucciolino, che cazzo ne so come si chiama, come vi chiamava vostra madre. Mia madre ha deciso, no, a un certo punto di chiamarmi scorpioncino velenoso, cioè di quelli piccoli piccoli, ma bastardi che ti possono muovere. Farà morire tranquillamente. Dunque, vediamo un po' se apprezzerà il nostro amico tutte queste cose. Per il resto, possiamo di nuovo goderci, diciamo, un altro video. Dai, voglio mettere un altro video, si può? Dai, che non riguarda te, mio caro Francesco, Piero della Francesca. Bensì, il mio amato, adorato, il maschilista che adoro di più sulla faccia della terra. Ah, non ti trovo. Perché non c'è? Forse perché l'ho messo sotto il blender? No. No, mi sa che non riuscirò a mettere niente. Mi spiace. Un attimo che provo, ancora. Ho guardato un tutorial ieri, ho fatto qualcosina, già non riesce più niente. Benissimo, questo è per dire quanto sono portato. Chissà dove ho nascosto il video di Lambrinetto di ieri, boh. Diamo il benvenuto dalla chat, sì, perché mi aveva buttata fuori. Comunque, prego la regia di così, di fare la brava, di non dire vaccate, no? E di darsi pace, perché tra l'altro lo so quello che è successo su TikTok.
gli hanno dato anche dell'analfabeta funzionale, lo dico perché ho visto il video, potete trovarlo su YouTube, su TikTok tranquillamente. Per cui è un dato di fatto. So che gli hanno cancellato degli account con 20.000 iscritti. Mi chiedo quanti fossero veri e quanti comprati, ma potrebbero essere tutti veri e quindi bravo al merito che hai avuto 20.000 iscritti. Come mai te li hanno cancellati? Perché hai affrontato il sistema frontalmente? No, non gliene frega niente anche se hai 20.000 iscritti di sistema, figurati, quelli hanno la capacità di comprarsi l'universo. Sei stato bloccato perché hai insultato le persone, sempre hai litigato con chiunque. Solo con me non riesci a litigare perché stamattina mi è venuto 5 minuti di pseudo-omicidio, ma ero in bagno da sola, quindi non ho fatto niente di male a nessuno, poi non ucciderei mai animali o persone, al limite distruggerei cose, perché distruggere cose è un cazzo di piacere, però non lo faccio perché sennò sarei ancora più nella cacca con i soldi di quanto già non, io non sia e mi stia proprio rotolando in questo periodo. Però non riesco a essere incazzata con te. Tu riesci a essere molto incazzato con me, si vede dai commenti che fai. Io però non riesco a essere incazzata con te più di 5-6 secondi, cioè mi fai venire i momenti di sclero e basta. E comunque ti invito alla calma, perché tanto mi rivolto. Ciao ciao. Io nemmeno farei male agli animali, ma gli tronzi sì. No, dai, neanche a quelli, non ne vale la pena. Ciao.